faccio due chiacchiere così ricordando. Ottimo, allora diretta di questa sera è appena iniziata. Abbiamo come ospite d'onore il buon Antonio Goggi, che poi vi introdurrò. E sono insieme a Costantino Gentile, in rappresentanza del coordinamento dei giovani di Federcaccia, e che insieme a me condurrà, diciamo, questa diretta. Questa diretta che successivamente quella del Piombo, ricordiamo a tutti che chi volesse rivederla se l'è persa, abbiamo trattato delle lighe alternative al Piombo insieme a Gianluca Garolini, può trovarla su YouTube nella pagina della Federcaccia Nazionale e anche sui social direttamente sulle nostre pagine di ACMA e dei giovani di Federcaccia, l'abbiamo ricondivisa, così può vederla sia chi ha i social e sia anche chi non li avesse, potete ricondividere i video e può vederli da YouTube. Questa stessa puntata verrà poi registrata e sempre messa a disposizione su YouTube, così tutti quanti potranno fruirne in un secondo momento. E per cui vi invitiamo a continuare a seguirci anche nelle prossime settimane, che andremo avanti durante l'estate con questa iniziativa che abbiamo deciso di chiamare Ne parliamo con. Ogni volta avremo una tematica diversa e un ospite diverso per così passare un'estate insieme, intrattenerci, parlando di tematiche importanti sia da un punto di vista pratico, ma sia anche da un punto di vista di formazione del cacciatore. Noi come giovani ci sentiamo in dovere e che lo facciamo con piacere, ecco, di diffondere per quanto possibile alcuni aspetti della caccia ai nostri coetanei e non solo, in modo da toccare tutti gli aspetti un po' particolari della nostra attività e per rifletterci insieme, che la riflessione, insomma, porta sempre crescita e confronto. E direi che possiamo anche iniziare. Allora, chi è Antonio Goggi? Adesso si presenterà in prima persona lui. Noi abbiamo scelto di invitarlo perché il tema di questa puntata, appunto, è la cultura venatoria in senso un po' generale, sicuramente un tema ampio. Noi cercheremo di toccarne solamente alcuni aspetti. Chi volesse comunque e avesse qualche domanda, curiosità, può nei commenti farci le domande, cercheremo di rispondergli, perché sarebbe un argomento enorme di cui parlare tantissimo tempo, ma in una diretta di un'ora cercheremo di fare il possibile. Affronteremo anche magari aspetti etici per quanto possibile, almeno di dare la visione di Antonio, la nostra visione, che è un cacciatore esperto, un appassionato, uno dei fondatori, poi ci spiegherà meglio lui, del gruppo di collezionismo e di cultura venatoria, uno dei pochissimi gruppi in Italia e nel mondo che si dedica a questa missione. Poi ci spiegherà lui i motivi che ha creato insieme ad altre persone. E quindi ci sembrava la persona giusta per affrontare questo tema. Ecco, quindi lascio a te la parola, Antonio, per completare, ecco, un po', presentare ai nostri ospiti e ascoltatori chi sei. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonio Goggi, abito in un paese rivierasco del Po, provincia di Alessandria, si chiama Isola Sant'Antonio. Sono alle porte della 51esima licenza di caccia, ho cacciato sempre nelle mie zone, qualche volta mi sono recato a caccia solo pochissime volte fuori. E nella vita, diciamo così, faccio l'agricoltore, ho un'azienda con un'alta biodiversità, coltivo di diversi generi, va dalle nocciole alle orticole, cereali, pioppi, per cui anche, diciamo così, durante le mie giornate lavorative sono sempre a contatto con la natura, nei miei boschi, ho dei ceduli e a contatto con le selvaggine, che è una parte che amo moltissimo. Infatti, la selvaggina è sempre stato un mio obiettivo, non solo di cacciarla, ma anche di incrementarla, di custodirla, di gustarne la meraviglia che ci dà. Proprio stamattina sentivo i rigogoli, sono una meraviglia. Poi questa sera invece le tortore selvatiche ti allietano la giornata. Niente, tra le altre Vivi la cose, natura a 360 gradi. come? Vivi la natura a 360 gradi, dal Vivo lavoro la alla natura. passione. Sì. Tutte le mattine io mi alzo alle 5 e mezza, vado al lavoro, quindi.
La mia esperienza poco per volta mi ha portato e mi ha fatto conoscere persone che mi hanno ampliato il mio livello culturale nel mondo venatorio e sono diventato un collezionista di tante cose, soprattutto libri, e ho avuto un grande maestro che è stato Romano Pesenti, che mi ha introdotto in questo meraviglioso mondo. Lui era un esperto, uno dei più validi che abbia conosciuto, sapeva di tutto, tutti in retroscena di qualsiasi scritto, di qualsiasi personaggio. Poi E approfondiremo bene questo da aspetto. lì, diciamo così, che niente, poi sono maturato caccia, i primi anni andavo caccia con lo spirito predatorio, cioè quello di fare carniere. Poi ho capito che non era nell'era moderna, non era più una cosa plausibile, non era più una cosa. E ho cominciato a divertirmi togliendomi sto spirito predatorio e facendo lavorare di più la ragione, che è quella di cacciare, rispettando più la selvaggina, avendo un occhio di riguardo nel carniere, cercando di prelevare il giusto, perché è importante mantenere le specie che abbiamo, se vogliamo esercitare ancora questa nostra passione. E niente, da lì, poi leggendo, mi sono documentato e niente, sono cresciuto così. Buonasera signor Benissimo. Goggi e buonasera Buonasera. a tutti. Mi introduco anch'io, Costantino Gentile di Giovani Federcaccia. Ringrazio Marco per averci dato questa opportunità, anche lui nel nostro gruppo, ma soprattutto in rappresentanza di ACMA, che stimiamo co moltissimo come associazione settoriale di Federcaccia, non solo per rappresentare tanti appassionati del mondo venatorio legato agli acquatici, ma soprattutto perché hanno sempre portato innovazione, conoscenza e cultura scientifica nel nostro mondo, cosa non banale, non comune, anche legandomi a quello che diceva il signor Goggi. Vado subito io con una domanda, anzi faccio prima un'introduzione. Io sono originario di un piccolo paesino vicino ai laghi di Lesina, visto che siete appassionati di acquatici. Pochi chilometri da casa mia c'è il più antico sito rupestre italiano, con i più vecchi dipinti rupestri italiani e mai trovati, risalgono a circa 22.000 anni fa. Oltre ai dipinti rupestri è stato trovato un aggeggio, non si sa bene cosa servisse, era una tibia di un animale, di un ungulato, su cui ha disegnato, gli archeologi l'hanno definito uno stambecco, probabilmente era una capra selvatica, viste le zone. Però possiamo già dire che c'era uno strumento su cui c'era un'incisione 22.000 anni fa. Possiamo dire che l'arte ha sempre permeato l'attività venatoria e quindi non è stata mai considerata l'attività venatoria solo come fonte di cibo, ma anche come una dimensione spirituale e artistica. Lo chiedo a Certamente, lei. certamente. Fa parte della cultura e del bagaglio culturale degli uomini questa cosa. Vedi, noi uomini facciamo parte del regno animale. Sai qual è la scoperta che noi ci ha staccati completamente dal regno animale? Te lo dico io, è l'invenzione della scrittura. Tramite esse noi ci siamo staccati. Perché? Perché siamo cresciuti anche culturalmente. Siamo staccati dal mondo animale. Gli animali vivono ancora come milioni di anni fa. Loro si muovono solamente per due cose, la riproduzione e nutrirsi. Se noi siamo totalmente diversi. Noi abbiamo questa capacità, non so se è dovuta al buon Dio, perché il creato, no? Fatto sta che si è introdotto questo modo di pensare, questa filosofia, cioè le arti legate alla caccia, perché fanno parte proprio del patrimonio culturale del cacciatore.
Quindi la spiegazione c'è, perché la natura dell'uomo, secondo me, si è diversificata da quello che può essere l'animale. L'animale non fa queste cose, non sente la necessità di fare queste cose. Mentre noi umani sentiamo la necessità un po' di immortalare le nostre gesta, oppure di fare qualcosa di artistico. E da lì poi iniziate, siamo arrivati ai giorni nostri, negli ultimi 500 anni, diciamo, con gli pittori che si sono cimentati tutti nell'arte venatoria, il pittore animalier, sì, e anche altri artisti come i ceramisti, oppure persone che facevano delle fusioni di bronzo. Cioè si è creata questa cultura che fa parte del nostro bagaglio. Cioè la caccia, prima siamo andati a caccia per nutrirsi, il giorno d'oggi non andiamo più a caccia per nutrirsi, è anacronistico. Questo, ci siamo nutriti della caccia fino, secondo me, a 50-60 anni fa, o anche di più, e scemando, perché nel 1600 la cuppia della selvaggina era importante perché era una fonte di proteine nobili, no, che fornivano le nostre tavole. Al giorno d'oggi abbiamo gli allevamenti, sono nati gli allevamenti. Quindi questo modo di vedere la caccia si è profondamente cambiato. Pensi magari che negli ultimi anni gli ultimi decenni magari si sia un po' perso questo aspetto artistico nel mondo venatorio, che magari anche questa è una delle funzioni del collezionismo, magari di ricordare. Non si è estinto. Ci sono sempre dei bravi, bravissimi e validissimi artisti che si cimettano nelle arti legate al mondo venatorio. Non si è estinto. È che sicuramente stiamo attraversando un periodo economico abbastanza critico, dove la massa, diciamo così, guadagna troppo poco, quindi non ha possibilità di spendere certe volte da comprare un oggetto, però la cosa è diversa. Secondo me è più dovuto al fattore economico che non. Poi va bene, ci sono delle persone che non fargli vedere qualcosa di bello, un quadro o una scultura, non gli dice niente, non gli rievoca niente. Invece io, quando mi trovo di fronte ad un quadro, mi rievoca, non so, un'avventura di caccia, qualcosa. Il quadro deve essere, per dire, no, una cosa che ti rievoca qualcosa di bello. Per cui non credo che, meno dal punto di vista... Sicuramente la ragione economica è fondamentale. Io vedo un po' tra i miei coetanei, credo anche Costantino, al di là del mondo venatorio, che si sia perso un po' il gusto dell'artistico, del bello. Vedo dietro di te, per esempio, una bella vetrina, un bel mobile. Ecco, oggigiorno magari un giovane, al di là delle possibilità economiche, perché ce ne sono anche di quelli che le hanno, in ogni caso comprerebbero un mobile all'IKEA, per dire, perché va bene così. Si è perso un po' il gusto della qualità, ecco, questo intendevo. Magari anche nel mondo venatorio si pensa più a spendere soldi, anche quei pochi che si hanno, per un fucile nuovo, quando quello del nonno potrebbe andare benissimo, piuttosto, ecco, che far restaurare lo stesso del nonno, o comprare un quadro di un artista, o di far lavorare un artigiano di oggigiorno, ecco. Sì, un fucile bello costa dei soldi, costa sempre tanti soldi, perché il bello non è che bello nasce così, costruito bene, perché il fucile bello da vedersi esternamente, poi bisogna vederlo come è stato costruito. Però i fucili costruiti bene e belli e costano tanti soldi, per cui sai, problema economico. Io vedo che comunque la massa guadagna abbastanza poco, ecco. Può anche essere un'opinione personale, però per me è così. Signor Goggi, nei pochi minuti prima della diretta parlavamo delle sue amicizie e delle sue influenze delle influenze che hanno avuto sulla sua vita venatoria. E
sicuramente questo l'hanno portato probabilmente a fare il collezionista di opere legate al mondo venatorio. C'è un oggetto che l'ha colpito di più, a cui è più legato? No, ce ne sono parecchi, perché a parte che la mia collezione è 360 gradi, quindi solo in libri ne ho circa 8.000, però uno in particolare non c'è, perché ce ne sono tanti che mi hanno, so, perché mi è stato regalato da una persona cui ero profondamente legato, oppure era un libro che cercavo da anni, l'ho comprato, l'ho trovato, e oppure un quadro di un pittore che cercavo. Adesso, ultimamente ho trovato un quadro di Elena Falco Marisaldi che lo cercavo da anni. Niente, quadro Elena Falco Marisaldi, era molto amica di Giulio Colombo, e era un appassionato, una cinofile, faceva dei cani che erano meravigliosi, setter, pointer e brachi italiani. E io volevo nella mia collezione avere un suo quadro, sono riuscito a trovarlo. Ma ce ne sono tantissimi, non è che ci sia un oggetto, o i libri tutti di Adelio, o il libro che Garavini, Beccacci e Beccacciai, no? Che Adelio, che ha ricevuto in dono da Ettore Garavini con la sua firma e sue dediche. Ho dei pezzi, ma però non tantissimi, quindi... Diciamo, come buoni collezionisti, lei lancia sempre il cuore oltre il prossimo acquisto. Ma io spero sempre di trovare qualcosa, perché fa parte del mio spirito di cacciare. E quindi non è andare a caccia, se noi intendiamo la caccia come viene intesa dalla maggior parte, è sbagliato. Noi dobbiamo avere un concetto diverso. La caccia, se non c'è cultura, è solo morte, punf, è solo morte. Quindi noi dobbiamo toglierci questo concetto. Cioè, per il futuro, per avere ancora una caccia sostenibile, bisogna lavorare sulla cultura. Dove c'è cultura si va avanti. Perché io faccio collezionismo, che o compro dei libri? Perché voglio sostenere questi scrittori, oppure questi artisti. Perché? Perché ogni libro che esce è un apporto culturale al nostro mondo, quindi abbiamo bisogno di cultura. Se noi ci spostiamo nella Mitteleuropa, le cose cambiano. La visione di... Adesso stanno anche loro perdendo, secondo me, di qualità. Noi dobbiamo ancora raggiungere quella qualità lì. Il cacciatore mitteleuropeo, ben visto dalla popolazione, quando lo trova, lo saluta con salve cacciatore, e lui risponde grazie, e hanno un'altra visione. Noi dobbiamo arrivare a questo mondo in cui la caccia è nobilitata e la caccia è sostenibile, non è fatta più di solo morte. Prelievi devono essere fatti in funzione alla specie, per mantenere la specie, in base al patrimonio che quella determinata specie ha. Quindi, se è prelevabile, quanto è prelevabile, tutte. Poi, chi l'ha detto che noi dobbiamo per forza ucciderne 10? Non so, per dire, perché la legge dice che il numero massimo prelevato alle giornate sono 10 capi. Io mi fermo anche prima. Non sento quel bisogno, mi appago lo stesso. Io quando vado a caccia trovo una beccaccia e poi basta, per me è finita. Ma da nessuna parte sta scritto che devo uccidere solo una beccaccia, anzi, sono due al giorno, tre, qual è il caniello? Io mi fermo una, sono contento lo stesso. Guardo più quello che è il lavoro del cane, oppure il fucile che ho, la cartuccia che ho confezionato, quelle cose lì. L'ambiente in cui ho cacciato, la giornata, la meraviglia, gli amici, oppure io ho la fortuna di cacciare coi figli, e quelle cose lì che
che rendono la caccia, quelle sensazioni, quelle motivazioni, questo punto. Quindi non più un numero, ma un insieme di emozioni che sono legate proprio, come diceva lei, alla cultura, quindi un insieme di fattori che vanno a creare il sistema venatorio, quindi l'insieme di emozioni che può vivere durante il giorno. Esatto. Allora, nella cultura, ad esempio, mitteleuropea, c'è un certo Walter Frevert che ha scritto lo Jägersprache. Lo Jägersprache è il dizionario di traduzione di termini tedeschi. Se tu fai tradurre un libro del tedesco in italiano da uno che non usa lo Jägersprache, scrive sicuramente delle cose inesatte, molto inesatte. Lui ha fatto questo. Lui ha definito il cacciatore colui il quale gestisce la fauna, adesso grosso modo esattamente, no? Ma gestisce la fauna e la flora, per dire l'importanza che ha. Noi dobbiamo arrivare al punto di gestire, ma giustamente, perché dobbiamo avere queste conoscenze, dobbiamo arrivare ad avere queste conoscenze. Per andare a caccia bisogna essere informati. Il giorno d'oggi, per andare a caccia bisogna informare, bisogna costruire il cacciatore, in queste ottiche di cultura, di conoscenze, di rispetto. Quando noi andiamo a caccia, dobbiamo metterci in testa una cosa, e mi allaccio un po' al Laudato Si di San Francesco. Noi entriamo in un ambiente dove noi non siamo i protagonisti, ma gli attori principali sono gli animali. Se è vero che il mondo è stato creato dal buon Dio, e sono state create dal buon Dio, sono anche loro creature, quindi dobbiamo rispettarli. Allora, se sono state create, per darci la possibilità di prelevarle, perché allora il prelevamento era fatto. Oggi, siccome non abbiamo più bisogno di prelevare degli animali per alimentarci, facciamo solo un prelievo perché dentro di noi c'è questa genetica, c'è questo uomo con questi geni che opera nella natura. E allora, dobbiamo prelevare il giusto. Abbiamo tutte le possibilità di studiare le popolazioni e le dinamiche degli animali per prelevare il giusto. Quindi quando noi andiamo a caccia, non siamo noi gli attori principali, no, sono gli animali e vanno rispettati. Si parla tanto di etica. Etica sono queste cose. Non è non sparare lungo perché puoi ferire un animale. Questo lo sappiamo. Etica è operare secondo una morale, secondo una conoscenza ben precisa che dobbiamo avere. Ecco, queste sono per dire... Secondo scienza e coscienza, si dice, no? Secondo quindi... scienza e coscienza, esattamente. E ognuno, io ad esempio le femmine di Fagiano sono 30 anni che al mese di novembre io non ci sparo. Ma non me lo dice la legge, ma non faccio fatica, eh? Non faccio nessuna fatica a risparmiare una fucilata su una femmina di Fagiano. Ma che vado a uccidere un chilo di piume per poi non avere più il riproduttore? Eh no, io non ci sparo. Se gli altri ci vogliono sparare, ci sparo, non mi interessa. Però io non ci sparo, io do buon esempio. Perché ognuno deve cominciare se stesso a dare il buon esempio. Così sei rispettato e ti emula qualcuno. Se vedo qualcuno, sicuramente che va fuori, lo richiamo e gli faccio la ramazzina. Assolutamente. Faccio un secondo un passo indietro, ricollegandomi con il discorso del collezionismo. Volevo soffermarmi, così poi magari possiamo collegarci anche con i personaggi che abbiamo accennato prima. Il collezionismo dei libri è particolare, dà qualcosa in più forse rispetto agli altri oggetti che si possono collezionare, perché ovviamente Antonio ha 8.000 libri, ma ha letto tutti questi libri e gli hanno trasmesso emozioni, informazioni e quindi cultura, per cui dà sicuramente una formazione ulteriore. Ecco, dalla tua esperienza, da questa grande cultura che hai avuto il piacere e la forza anche di affrontare, di aver fatto la scelta di questo mondo e di assumerti, ecco, diciamo così, questa cultura,
Che differenze hai notato magari, ecco, sia nell'evoluzione degli anni dai libri che parlano più della caccia del passato, quella d'oggi, e anche magari a livello europeo? So che tu sei molto preparato, come si è capito, sulla cultura mitteleuropea. Mi accennavi in una telefonata anche di alcuni personaggi storici molto importanti di cui si parla in questi libri di caccia, penso al periodo del nazismo. E quindi veramente, anche se sono libri di caccia, sono libri che danno una cultura a 360 gradi, ecco. Quindi magari anche delle differenze, oltre che di epoche storiche, anche a livello europeo, tra la cultura mediterranea, quella mitteleuropea. Se ci riesci a fare un piccolo sunto, ecco, di queste cose. Allora, io non ho letto tutti i libri che ho, è impossibile, perché ho dei libri che sono inutili da leggere, sono dei manuali, quindi li Vabbè, certo, ho chiaro. solo a livello collezionistico. Ne ho letti parecchi, alcuni li ho trovati interessanti, altri no. Allora, la differenza sostanziale nel libro, parlo di, in linea di massima, eh? Allora, i primi libri in Italia sono usciti all'inizio del Novecento. Uno dei primi è stato Arturo Renaud e con i suoi libri fine 800, inizio 900. Da lì poi si sono sviluppati tantissimi scrittori e hanno lasciato le loro memorie, ognuno a modo suo. Quello che in grosso modo, insomma, si capisce la quantità di carnieri, era importante la quantità del carniere allora. Se tu vai a prendere, ad esempio, la Beccaccia del Geroz, c'è una foto dove avrà, non so, 200 beccacce appese. Ecco, il libro al giorno d'oggi è diventato un po' di moda scrivere le proprie memorie, per fortuna. Per fortuna, perché ci consegnano qualcosa di culturale, no? Poi, sai, come dicevano i latini, no? Verba volant, scriptum manent, e ci lasciano le loro memorie. Questi libri, tanti sono un po', diciamo così, elevano un po' il carniere, però ce ne sono anche parecchi che parlano di queste cose, di come si dovrà svolgere la caccia, di come il pensiero un po' filosofico del cacciatore, del rapporto che ha avuto con i suoi simili, oppure con il rapporto parentale, che è andato a caccia col padre, mancato, oppure va a caccia con i figli. Cioè, entrano un po' più i sentimenti ultimamente nei libri di caccia rispetto a prima, anche se Meno erano materia prima di cui parlare, forse, quindi si affida ai ricordi. Come? Forse Non ho c'è meno capito. materia prima di cui parlare, ecco, rispetto al passato, forse. No, è cambiata la visione, è cambiata la mentalità e poi, sai, ci saranno degli autori anche abbastanza, diciamo così, di una certa levatura, però li scopriremo poi, perché generalmente uno deve mancare per scoprire che era una persona che valeva, no? E in passato abbiamo anche delle buone penne, Piero Pieroni, Niccolini, vabbè, ha scritto un libro, però ha scritto un bel libro. Ci sono personaggi che hanno scritto un libro solo, però hanno scritto un libro veramente ottimo, oppure persone che ne hanno scritte diverse, però c'è qualcuno che non è tanto. Poi vai sui personaggi tipo Delio, dove ha scritto parecchi libri, alcuni sono un po', diciamo, dei manuali, ma quelli comunque di narrativa sono meravigliosi. Il suo spirito ironico, la sua personalità salta fuori. Oppure i libri di Barisoni, oppure i libri di Broglio, Nino Broglio, sai. Ci sono stati veramente degli autori che ci hanno lasciato dei buoni libri. Comunque, la differenza secondo me sostanziale è questa. Okay. E tra i nostri Perché autori e quelli mitteleuropei, diciamo. allora, di traduzione di libri dal tedesco ne abbiamo pochissime.
c'è quello di Nadler, poi c'è quelli che ha tradotto, ha fatto Bacchelle, ne ha fatto uno e ne ha tradotti due, Mario Bacchelle, tradotto Alpen Fuchs, Omaggio alla Selva Bacconia e In Eterno, che sono due libri meravigliosi che tracciano tutta la vita di questo personaggio, che è stato il capoguardia dell'imperatore ungherese. E poi quello lì di Nadler, Spari nel bosco, e poi hanno tradotto anche a due titoli, però lo stesso libro, Squilli e letrati tacciono e Cani e cacciatori di Wolfgang. Sono libri di una certa cultura, eh? Cioè ti insegnano quello che è lo spirito della caccia, quello che dovrebbe essere lo spirito della caccia, dove quelle cose che ho detto prima sono i perni fondamentali. Rispetto della selvaggina, quando viene abbattuta si elogia e si fa il rito della selvaggina, infatti viene esposta, viene messo in bocca il broc, ogni animale ha la sua importanza in base a quello che rappresenta. Il cervo è il massimo livello, no? E, per dire, la volpe è basso livello. Vengono esposte, si accende il fuoco sacro. Sono tutte cose, terminologie e modalità che rendono omaggio alla selvaggina battuta, che è questo, il rispetto della spoglia, che è fondamentale. Adesso in Italia sta arrivando adesso questo, il trattamento della spoglia, no? Sta un po' arrivando adesso, mentre nella cultura mediterranea è vecchia come l'uomo, perché sono Altra queste tradizione. le differenze che trovi nel... Poi altre cose meno importanti, però insomma, le cose più importanti sono queste. Praticamente da questo possiamo dire che la cultura sia venatoria sia non, comunque diciamo il mondo va avanti e quindi le tradizioni di oggi possono essere le innovazioni di ieri. Così come ogni giorno viviamo un'evoluzione o una rievocazione di vecchie tradizioni. Come pensa che si possa sposare oggi la frenetica ricerca dell'efficacia a tutti i costi? Quindi, per esempio, nel mondo della caccia, il fucile non più intarsiato, comunque con una bella linea, ma piuttosto il fucile tecnico, con l'arte venatoria che è stata in Italia nel passato, quindi nell'Ottocento, magari un'arte molto più classica. Ci sono delle congiunzioni tra questi due mondi? Secondo me si è perso un po', diciamo, questo gusto del bel fucile. Ad esempio, hai parlato di fucili a scapito di un fucile tecnico, che quanto è tecnico non lo so, però insomma, un po' di tecnologia, se analizziamo nelle armi, c'è stata, perché l'introduzione, ad esempio, del sistema inerziale, fatto da Civolani negli anni 70 col Benelli, oppure il prese gas della Beretta, diciamo, ha portato delle innovazioni che hanno reso più abbordabile e sopportabile il rinculo, lo sparo. E tecnicamente, ma sì, vediamo delle innovazioni a livello sui campi da tiro, specialmente al trap, giorno d'oggi. Piccione non si spara più, però io ho visto i grandi tiratori sparare dove ogni colpo era un centro, e avevano dei fucili belli, ma non questi moderni. Cosa vuoi che ti dica? Per il resto, diciamo, quello che a me non piace vedere nel cacciatore quando si vestono da Rambo, perché noi non siamo in guerra. Concordo e sottoscrivo. Perché noi non siamo in guerra con le selvaggine, sono i nostri migliori alleati. Noi dobbiamo
la sera quando andiamo a letto, pensare che all'indomani dobbiamo fare, possiamo fare un incontro con un selvatico che ci porta un'immensa gioia. L'abbattimento, poi, anche se non avviene, tutto sommato, per come la penso io, non è importante, ma deve essere così, perché l'importante è andare in natura, in un bell'ambiente, avere una coda davanti che ti piace, ti faccia un bel lavoro, tutto. Poi l'abbattimento, se non l'abbatto oggi, lo abbatterò un altro giorno, si salverà, si farà il riproduttore. In un corso di formazione, fa pensare a questo, in un corso di formazione un docente ci disse: quanti di voi, eravamo una quarantina di persone a fare il corso per gli ungulati, quanti di voi vorrebbero prelevare un camoscio? Tutti quanti alzarono le mani. E adesso quanti di voi sparerebbero un camoscio dentro un autogrill? Ci furono molte meno mani alzate. La differenza è enorme. Evidentemente un camoscio sempre, però l'emozione che può dare prelevarlo nel suo ambiente piuttosto che legato a una pompa di benzina è decisamente diversa. Certo, però io ho visto cacciatore andare a caccia e sparare dal cacciatore. Erano gente, quando si sono messi in testa negli anni 60 che di mandare a caccia le persone, il tempo libero, che abbiamo raggiunto i 2 milioni e 200 mila cacciatori. No, cacciatori delle persone che sparavano alle farfalle. Cioè, non hanno... È stato fatto un errore, anche lì politico, no? Di scelte, un animale deve essere cacciato nel suo ambiente. L'emozione che ti può dare un camoscio o un forcello, no? Per parlare, o le coturnici, oppure per parlare della caccia in pianura, le starne. Quando partono le starne, a me scoppia una bomba addosso, oppure il beccaccino, no? O la beccaccia, o io caccio anche le anatre. Mio padre cacciava con la spingarda, ho scritto anche un articolo sulla caccia con la spingarda, no? Tanto per stare in tema, che tu sei dentro l'acqua. E caccio le anatre, ho visto i passaggi sul Po di anatre vere, gli ultimi passaggi che ho visto è stato 1984, da lì in avanti non so cosa sia successo, non ci sono più stati passi, ho visto passi di canapiglie, di morette, di boriglioni, passi di ripasso primaverile, codoni, marzaioli, pittime, chiurli. Io sul Po c'ero tutte le mattine. Ci vado ancora adesso, poi tutti i giorni vado, ce l'ho qua un chilometro, e fa parte della mia vita. Ma questo per dire che qualsiasi animale è bellissimo, il suo ambiente ti dà delle emozioni, anche se non lo cacci. Della caccia deve essere quello lì, quando si apre la caccia, perché la caccia si apre e si chiude da sola, e sulle specie migratorie si apre e si chiude da sola la caccia, non c'è bisogno che ce lo dica. Quando ti possono dire non cacciare questa specie perché abbiamo riscontrato che è in diminuzione, allora si rispetta, perché le leggi vanno rispettate naturalmente, e comunque niente. Sempre una quantità che non si faccia dei disastri, e mai certo. Poi fare queste fotografie di animali ammassati. Prima di tutto, quando si prende un animale, si spiuma, si mette bene, si dà un qualcosa di dignitoso a questo povero animale che abbiamo battuto, però fa parte della vita. E poi niente, quando c'è una quantità abbastanza, sì, bisogna smettere anche certe volte. Io smetto tante volte, la mattinata che trovo magari 5 o 6 beccacci, quando ne ho ucciso uno e basta, non mi serve. Però è una cosa che ti devi sentire dentro, cioè, ma esatto. Tu
è difficile anche comunicare queste informazioni. Difficilissimo, ma se io ho provato a rinunciare le prime volte che rinunciavo alla fucilata, ero lì, ma appena passava quell'attimo mi sentivo appagato. Oh, che bello, l'ho lasciata andare. Sarà per un altro cacciatore, sarà... Perché adesso, ad esempio, il giorno d'oggi c'è un accanimento sulle beccacce. Però un signore, un certo Cortellini, ha scritto un libro tanti anni fa, 20 anni fa, e la guerra delle beccacce, non dice queste cose lì, gente che a tutti i costi lo vuole uccidere, la caccia col fucile, con le canne strombate, 46 grammi. Io caccio con dei fucili normali, 68-70 di canne, perché la mia statura è 1,82, vanno bene quelle canne lì, 3 stelle, 1 stella, oppure 4 stelle, 2, e basta. Se va via, va via. E nel 12 io non supero i 34 grammi, generalmente caccio col 20, l'anno scorso ho cacciato anche col 24, c'è una doppietta cani esterni, uno francotto, mi trovo benissimo, e qualcuno risponde al telefono, e niente, ho cacciato anche col 24, mi piace così, è una forma così di piacere anche quello. Pagato. Tu quando certo. Vieni a casa da caccia, la mia caccia dura 2 ore, 3 ore perché poi devo lavorare, ma io sono felice, carezzo il mio cane, sono contento che ho portato il mio ausiliare nei boschi e niente. Uno dei motivi di felicità che ci raccontavi prima, anche oltre a questi aspetti che ci hai appena illustrato, è l'amicizia, no? Quindi l'amicizia è il ricordo di alcune persone e in particolar modo questa sera volevamo parlarne di un tuo caro amico, proprio perché è stato uno dei simboli della cultura venatoria italiana, seppur magari talvolta passato in secondo piano, è una persona molto umile che magari non gli piaceva apparire, però che agli addetti e coi lavori ha insegnato tanto, e che era Romano Pesenti, che da poco purtroppo scomparso, e quindi insieme a te, che l'hai conosciuto molto bene, e lui, Adelio, ecco, se ci raccontavi un po' chi era, abbiamo stasera l'opportunità di raggiungere più persone e far capire chi era Romano Pesenti, cosa ha fatto di importante, cosa avete fatto insieme anche. Questo è Romano Pesenti, si vede bene? Sì, devi alzarlo un pochino, perfetto, così. Ecco. Niente, lui è stato il mio maestro sulla cultura venatoria e sulla letteratura venatoria. Chi era Romano Pesenti? Romano Pesenti è stato un uomo eccezionale. L'unico suo difetto è che non ha mai voluto apparire. Ed è stato quello che non l'ha fatto conoscere io. Avere degli incarichi molto più degli incarichi importanti nel nostro mondo. Ecco, lui era amico fraterno di Adelio Pons de Leon e tramite lui ho conosciuto Adelio, di conseguenza altre persone importanti, e era una persona di una cultura nel mondo veneto, ma era formato anche lui, aveva fatto il liceo, aveva fatto l'università, era stato un dirigente d'azienda, ha avuto la fortuna di andare in pensione abbastanza giovane, 58 anni, e si è dedicato al nostro mondo. Sulla caccia, lui cacciava la tipica alpina, i piani di Artavaggio, sopra San Pellegrino Terme, quelle zone lì. L'incontro che c'è stato tra me e lui è venuto circa più di 20 anni fa, è stato un incontro ad una fiera e da lì è nata questa amicizia, ci siamo subito capiti chi eravamo e le possibilità che avevamo di collaborare insieme. Lui aveva appena finito il suo primo lavoro insieme ad altre persone, che è questo, insieme ad un gruppo di persone, aveva preso tutte le copertine dell'Emmy che erano usate nelle Diane e è stato fatto questo libro. Ad ogni copertina è stato associato un racconto
fedele a quello che ritraeva le immagini, oppure un raccolto loro delle persone che hanno contribuito a questo gruppo, di cui lui era comunque quello che coordinava. Infatti ci sono moltissimi dei suoi racconti, e aveva appena iniziato, finito questo lavoro. Io lo conobbi, lui mi manifestò l'intenzione di non andare più a caccia perché non riuscivo più a cacciare in quelle zone delle Alpi, abbastanza difficoltose da raggiungere e poi da cacciare. Io lo invitai a caccia da me e gli raccontavo un po' delle mie avventure. Lui vedeva che era titubante, non mi credeva, lui pensava che gli raccontassi delle frotte. Invece io, quando l'ho invitato, le mie zone erano ricchissime di selvaggine. E venne a caccia una domenica, siamo stati insieme, abbiamo catturato 2 o 3 fagiani e 2 o 3 beccaccini. Lui si è innamorato dei posti che sono meravigliosi, in Golena del Po, e da lì è nata la nostra amicizia. Lui è poi l'amicizia è diventata talmente profonda che lui viveva le giornate intere di caccia a casa mia, fino alla sera tardi, dopo cena, che io lo fermavo qua a cena perché volevo stare con lui, parlare di caccia, parlare dei nostri progetti. E da lì sono nati tutte le cose che l'hanno reso praticamente conosciuto a livello nazionale di tutto il lavoro che ha fatto. Da lì è nata soprattutto l'idea di raggruppare noi collezionisti in un gruppo. Abbiamo fondato l'Associazione per la Cultura e le Tradizioni Venatorie e siamo andati a Iesi, Centro Italia, per prendere proprio tutta l'Italia, tutti i collezionisti, che avevamo amici anche in Sicilia, avevamo degli amici in Puglia. E lì, perché a Iesi è nato Federico II di Svevia, è stato un grande luminare della caccia, il suo trattato di falconeria, De arti venandi cum avibus, è ancora attualmente uno dei trattati migliori. E lui, essendo persona che non gli piaceva parere, cosa ha fatto? Ha fatto presidente un'altra persona. L'unico, eravamo in 5, io sono un socio fondatore, tra l'altro è l'unica associazione in Italia di collezionisti che ha lo statuto notarile, rogito notarile, non esiste, è stato fatto Iesi. E lui non ha voluto che io partecipassi ad alcun incarico perché c'era già lui che gli avevano dato la vicepresidenza, lui non ha voluto nemmeno la presidenza. Comunque niente, abbiamo fondato questa associazione. Dopodiché, quando andavamo a caccia ci sedevamo al fresco, oppure così, oppure la sera si parlava di iniziative e lì sono nate diverse iniziative. Ad esempio, sempre collaborando con il professor Musumeci, un altro nostro amico che è mancato, sono nate le 3 antologie, dove queste antologie sono bellissime, stampate in 200 esemplari, firmati, numerati, abbiamo raccolto scritti da tutta Italia, tutti i personaggi importanti d'Italia. E poi siamo venuti a conoscenza, perché lui era appassionato anche di cinofilia, era esperto di cinofilia. Siamo venuti a conoscenza dell'inedito di Felice Stefanino. Felice Stefanino è stato lo storico della cinofilia più importante che abbiamo avuto in Italia, perché lui ha documentato tutto di qualsiasi razza. Lui è arrivato in tarda età, ha lasciato questo inedito che l'abbiamo presentato poi sul Pointer, traccia tutta la storia dei primi soggetti che sono arrivati in Italia fino alla fine del Novecento. È stato curato da Pino della Torre, noi abbiamo partecipato
e grazie a noi è uscito questo libro, perché c'è stato un costo abbastanza cospicuo, 25.000 euro ci è costato il lavoro, e è un libro che non ce l'hanno nemmeno gli inglesi, tanto per dire, no? Io quando l'ho presentato al Tollare gli ho detto: guardate che è un libro di altissimo livello culturale, che nemmeno gli inglesi hanno questo libro. E poi altre iniziative. L'ultima, che è appena riuscito a darlo alle stampe, è stato l'inedito di Barisoni. È successo che siamo venuti a conoscenza di una signora che il papà cacciava con Eugenio Barisoni. E Eugenio Barisoni, nel suo ultimo libro, accenna questo libro. Però non è mai stato dato alle stampe, perché Eugenio Barisoni è morto abbastanza giovane, molto probabilmente è stata una morte anche abbastanza improvvisa. Questa signora aveva tutto dattiloscritto, questo libro. E niente, siamo andati a prenderlo e ci ha lavorato sopra, perché il libro finiva con una frase col ma. E da lì in avanti è stato un po' un problema. Comunque ci ha messo qualche anno, anche perché era invalidato da questa malattia, e niente. Poi alla fine io non ho potuto partecipare perché sono preso dal lavoro tra il Covid e tutte le storie che ci sono successe. È intervenuto il comune amico Carlo Zanger, l'ingegner Carlo Zanger, che è del gruppo, è l'ornitologo, e gli ha dato una mano, e per fortuna siamo riusciti a dare alle stampe questo libro, che per me ha un'importanza fondamentale. Un autore dei migliori che ci sono stati nel Novecento, tra i grandi, un grande tra i grandi, ecco. È un libro che l'hanno stampato in 100 copie, e è stato il suo ultimo lavoro. Comunque, lui ha sempre lavorato nell'ottica di promuovere una caccia sostenibile. Poi, insieme a me, ha assunto queste informazioni sulla cultura mitteleuropea, questa filosofia di caccia, quello di abbattere il giusto, quello di andare a caccia e cercare proprio di prendere il meglio di quello che non è poi l'abbattimento finale, cioè di goderne della bellezza dell'ambiente, del lavoro dei cani, di tutto. Poi alla fine, per forza, bisogna abbattere questo selvatico. Comunque il selvatico veniva regolarmente consumato a cena o pranzo tra di noi, con un buon bicchiere di vino rosso che non ci lasciava mai, insomma si passavano delle serate meravigliose. Poi si giocava anche a scopo, e lui era uno abbastanza tosto, abbastanza capace. Era una persona che è stato, diciamo così, il buon Dio gli ha dato tutto quello che gli poteva dare come virtù. Ecco, quindi io lo rimpiango, perché mi manca, è un amico, è stato, però lui ha vissuto bene ed è stato fortunato, perché ha avuto queste doti eccezionali. Lui sapeva di tutti gli autori, vita, opere, miracoli, tutti i retroscena, lui sapeva tutto, era un pozzo di sapienza. Una memoria formidabile, anche perché veramente... Sì, poi una persona pacata. Allora di lui hanno detto tutte queste cose, intelligente, gentiluomo. Una cosa non hanno detto, che la dico io. Lui era un saggio. Nelle civiltà, alcune civiltà, le persone anziane meritevoli vengono chiamate saggi, sono quelle persone che danno i consigli e sono rispettate. Lui era un saggio, perché... Effettivamente è la parola migliore. È vero, ti ringraziamo intanto di questa fotografia, ecco, che ci hai fatto di Romano, che magari incuriosirà, ecco, i giovani cacciatori che vorranno poi conoscerlo. Ci hai mostrato con i suoi scritti, quindi magari qualcuno sarà difficile recuperare, però ecco,
sicuramente chi ha passione potrà cercare di recuperare le conoscenze, di conoscere meglio chi era romano. E sicuramente colui che ha perso un bel pezzo di cultura venatoria, ma abbiamo la fortuna di avere ancora personaggi che l'hanno conosciuto che possono raccontarcelo. Ecco. Però ha seminato, eh? Lui ha seminato. Sì, sì, sì. Dove passava lui lasciava il segno, quindi ha seminato. Speriamo di avere i frutti, cioè che questa cosa si continui, non solo in me, io sono un frutto della sua semi, ma anche in altre persone, perché lui diventava... faceva amicizie facilmente, lui era un buono, ti dava subito la sua amicizia. Non... Sì, sì, esattamente. Il fatto che andavi a casa... persone, ha donato tanto a tanti, quindi speriamo che ora questi tanti sappiano far fruttare le conoscenze che gli sono state trasmesse. Devono, perché è un obbligo morale. Noi nella vita abbiamo l'obbligo morale di lasciare qualcosa ai giovani. Voi siete giovani. No. Un discorso che ha fatto un autore mitteleuropeo, ha detto l'autunno è la più bella stagione dell'anno, perché sono stati i raccolti sono tutti a casa, nel fienile, nella cantina, nei granai sono pieni, poche parole, e noi abbiamo affidato i semi alla nuda terra per il prossimo raccolto. Ecco, per noi è l'autunno. Voi siete la primavera, è un obbligo che abbiamo noi. È vero. Da entrambe le parti, ecco, bisogna essere bravi, trovare esperti come voi che capiscono l'importanza di comunicare, perché soprattutto nel mondo del collezionismo a volte c'è un po' di reticismo nel trasmettere informazioni, ma invece altre volte non c'è, come nel vostro caso, e d'altra parte noi giovani dobbiamo essere anche in grado di cogliere questi messaggi e queste opportunità da poi far. Ma non mi riferisco al mondo collezionistico, io mi riferisco in generale, sì, no, certo. in qualsiasi materia, cioè certo. Quando una persona può insegnare qualcosa di positivo a un giovane lo deve fare, anche l'educazione, i sentimenti, qualsiasi cosa, e lo deve fare, è obbligato a farlo, è il nostro compito. Io ho visto, ad esempio, qua c'erano dei bravi artigiani, ad esempio un barcaiolo che mi ha fatto la barca per andare sul fiume, no? Andavo a caccia con la barca sul fiume, e non ha mai voluto insegnare a un giovane a fare le barche. È stato un peccato, perché dopo di lui nessuno sa fare le barche. Da noi la barca deve essere fatta con delle caratteristiche particolari, perché da noi la corrente del Po rispetto a quella che è a Mantova è diversa, quindi ogni zona ha proprio una sua struttura. Lui non l'aveva mai voluto insegnare. Per me è una cosa sbagliata. Se uno sa una cosa, la deve lasciare. È un nostro dovere spirituale, morale, lasciare qualcosa. Io ho partecipato volentieri a questa trasmissione perché nei giovani io credo. Ti ringraziamo molto di questo. Costantino, ci sono altre domande? Siamo in conclusione? Sicuramente siamo in conclusione. Io sono, devo dire, quasi estasiato da questa serata, perché lei ha fatto questa similitudine, essendo un agricoltore, di chi semina e del terreno fertile. Io e Marco probabilmente siamo i meno giovani dei più giovani, nel senso che cominciamo già a arrivare a un'età in cui dobbiamo lasciare, diciamo, lo spirito dei giovani a quelli che sono più piccoli di noi. Però un'attività, una volontà che ho è quella di preparare il terreno nei ragazzi giovani, quindi di renderlo ospitale a seme che può arrivare da persone come lei. E quindi le lancio una sfida: quale sarebbe secondo lei un obiettivo, un prossimo obiettivo per i giovani, un qualcosa che gli piacerebbe sviluppare? Ah,
dialogare, sempre dialogare, solo dal dialogo, dalla parola che nasce una conoscenza. Intervistate persone parevoli, anziane, comunque che insegnino qualcosa. Poi il dialogo, il confronto, non è detto che possano avere le stesse idee, non siamo in democrazia, non nessuno, almeno la mia persona, non presume di avere la certezza esatta delle cose. Io ho il mio modo di vedere e lo ritengo giusto, però posso anch'io modificarlo. E solo col dialogo, solo con queste trasmissioni servono appunto per insegnarvi. Voi fate bene, c'è da elogiarvi, perché voi state già seminando. Voi state facendo un lavoro meraviglioso. Ciò che alla mia età non c'erano le possibilità di fare queste cose, non c'erano i mezzi. Voi state lavorando bene. La Federcalcio è già da anni che lavora. Se uno legge il calciatore italiano, legge queste cose, gli studi che si fanno sulla Serbagina, legge tutte queste cose. Il futuro che deve avere la caccia, l'Ux e ancora di più. Voi prendete la rivista dell'Ux, una rivista meravigliosa, Caccia Alpina è una delle riviste più belle che ci sono, dove si trattano questi tanti argomenti che sono necessari per proiettare su una nuova dimensione quello che è il pianeta venatorio, quello che deve essere. Ci sono accorti dell'importanza dei cacciatori quando è arrivato il Covid, che alcune specie sono diventate in sovrannumero. La funzione della caccia è proprio il punto di mantenere la specie in equilibrio. Quando hanno chiuso i camosci, che è arrivata la cheratocongiuntivite e li ha distrutti, hanno capito che bisognava aprire la caccia al camoscio, e da lì è rinato il camoscio. La caccia, se fatta bene, non distrugge le specie, anzi, alta, ci è fatta bene, eh? Ti ringraziamo Antonio con questa ultima riflessione molto bella, ti ringraziamo anche chiaramente dei complimenti per i nostri ascoltatori, ringraziamo chi ci ha seguito e diciamo semplicemente con piena umiltà abbiamo cercato di lanciare dei messaggi tramite Antonio questa sera, i più positivi possibili. Se chi vuole ascoltare ascolterà, ognuno avrà le proprie idee, le proprie riflessioni, come ha detto Antonio il dialogo è la cosa più importante, noi siamo qui per dialogare con voi, quindi chiunque poi sui social voglia continuare questa discussione su qualsiasi argomento noi siamo a disposizione, ben venga, è una ricchezza in più per il nostro mondo confrontarsi. E quindi vi rimandiamo alle prossime puntate che parleremo con altri ospiti. Lascio a Costantino e successivamente a Antonio se vogliono fare un saluto finale e dopo direi che possiamo concludere questa bellissima puntata. Io ringrazio sicuramente sia le persone che hanno partecipato a questa diretta, te Marco per averla organizzata e il signor Goggi per le informazioni e le emozioni che ci ha dato, perché credo che veramente ci siano stati dei momenti intensi e mi viene quasi la voglia di fare di organizzare un pellegrinaggio verso casa sua perché nel fattivo dialogo ci sta anche l'incontrarsi e il dialogare davanti a un bicchiere di vino e poi spero, mi auguro nel senso del seminare di spargere dei semi, che gli ascoltatori di oggi o di domani che vedranno questa diretta in maniera successiva, quindi postuma, e possano cogliere quel seme e trasportarlo e farlo crescere. Grazie. Vi ringrazio, buona serata a tutti. Grazie Marco, grazie Costantino. Spero di vedervi presto. Volentieri. Ciao a tutti. Ciao, ciao.